Bentornati a tutti voi. Oggi 2 dicembre ricordiamo San Silverio, Papa. Ascoltiamo. Nato presumibilmente a Frosinone nel 480 circa, figlio legittimo di Papa Ormisda, Silverio acquistò la carica pontificia da Teodato, re degli Ostrogoti, nel 536. La sua elezione avvenne nonostante i malumori tra le gerarchie del clero, a causa del suo basso rango e perché era la prima volta che un suddiacono veniva eletto papa. Il pontificato di Silverio fu travagliato, in parte perché si svolse in un periodo turbolento ed egli stesso fu vittima degli intrighi della corte bizantina, e in parte perché dovette subire l'avversione di Teodora, imperatrice bizantina che avrebbe voluto Vigilio al soglio pontificio, favorevole al monofisismo, una delle eresie dell'epoca. Silverio si dimostrò intransigente di fronte alla richiesta di Teodora di avere una maggiore tolleranza nei confronti dei monofisisti. L'imperatrice bizantina, servendosi di Vigilio, mise in atto il suo piano. Tramite una lettera contraffatta, il Papa fu accusato di essersi accordato con il re goto Vitige, che nel 537 mise Roma sotto assedio. Silverio fu costretto ad abdicare, secondo la tradizione, l'11 novembre del 537. Dopo essere stato costretto a rinunciare al soglio pontificio, Silverio fu spedito da Belisario, uno dei più grandi generali bizantini, sull'isola di Palmaria come prigioniero, dove morì il 2 dicembre dello stesso anno a causa delle dure privazioni e del trattamento subito. Quella di San Silverio è una vicenda particolare e anche triste. Abbiamo questa accusa di tradimento ottenuta con una lettera fasulla, una lettera falsa. C'erano motivi politici, motivi dottrinali, ma soprattutto motivi di potere alla base di questa scorrettezza che gli fu fatta, e lui fu accusato di tradimento perché si sosteneva che avesse promesso di poter lasciare aperte durante la notte in segreto le porte della città. Per ottenere cosa? Per far entrare di nascosto l'esercito dei Goti e per così far saccheggiare la città. Lui per questo fu mandato lontano, ovviamente deposto, esiliato, e veramente per le tante versioni che ci sono in giro è difficile capire effettivamente poi come siano andate le cose. Fatto sta che lui non ha ottenuto giustizia in questa vita terrena, nel senso che non è stato riabilitato, nel senso che è rimasto così, con questo dolore nel cuore. Che cosa succede in questi casi? È possibile che un Papa, proprio una delle persone verso le quali Dio dovrebbe avere i più grandi riguardi, a un certo punto finisca così? Sì, finisce così. Questo per dire che a volte su questa terra la giustizia non sempre riesce a trionfare. Come dobbiamo reagire quando capitano queste cose? Ovviamente pensare che sia finita è esagerato, perché vedete, il Signore è sempre Lui che ha le mani le redini della storia ed alla fine ci promette la giustizia. Quindi non conta se dobbiamo aspettare ancora un po'. È inutile odiare, è inutile ricercare a tutti i costi a volte qualcosa che la sordità e la cecità umana non riescono a darci in questo momento. Ma guardiamo Lui in croce e guardiamo Lui risorto allo stesso momento. Quindi con Lui cerchiamo e attendiamo la giustizia che è nei cieli, che è la nostra vera promessa. E quella terrena, ecco, accontentiamoci della misericordia che riusciremo a donare ai nostri fratelli e sorelle. San Silverio Papa, prega per noi.